Tendonker, gli dà una mano però Traoré, attenzione alla sua velocità, va Traoré, stringe in area, arriva la gran parata di Sirigu. Si è stato bravo a dargli il raddoppio e sul cross Diogo Jota fa sempre questo movimento, si stacca, e viene a rimorchio e poi va con... Ansaldi pronto a battere il calcio di punizione, piove in area, attenzione a Izzo, mette giù, contro cross, Rui Patricio sul colpo di testa di Nkulu. Chiesa o il centrale dietro, attenzione a questo calcio di punizione, parte lo spiovente in area, brivido per Belotti che con quello scatto ci ha detto che sta bene per fortuna. Berenguer, Zaza, ha il problema di girarsi, sono due su di lui, li evita entrambi, si allarga, palla sul mancino che prova. Paselli, Berenguer, largo da Belotti, in area c'è Zaza, Belotti cerca l'angolo per il tiro, anche questa non una Caselli, Meite, Berenguer, guarda in area, fa partire il cross, Rui Patricio, un grande intervento su Izzo, poi cerca la forbice in area, Zaza, De Silvestri, mucchio in area, si salva il Wolverhampton. Batte il calcio di punizione nel mucchio e arriva il gol del Van Galato dal Torino. Una girata di Saiz. Cinque giocatori del Wolverhampton pronti ad entrare in area. Parte lo spiovente. Ancora Saiz di testa, anticipa Nizzo. Vada Meite. Berenguer sceglie l'opzione Zaza. Al centro c'è Belotti. Zaza sul primo palo. C'era Berenguer cercando di metterci molta fisicità e molta intensità nell'andare a pressare, oppure si abbassa Baselli, Meite va a fare la mezzala, diventa un centrocampo a tre, con Meite che deve avere più intraprendenza e meno compiti tattici. Traoré entra in area, accelera, sterza, appoggia dietro Diogo Jota. Azione. Beh, c'è poco da dire, anche perché qui ha avuto una proprietà tecnica nel cercare il fondo campo in prima squadra, segnando peraltro anche un gol alla Luesca. Bisogna tornare indietro al dicembre del 2014. Qui attenzione al toro e arriva il gol di De Silvestri di testa, che molla mai, e qui prima la riconquista della palla sulla tre quarti e poi cross di un esterno e la va a rifinire l'altro. Ciso, pallone però recuperato ancora da Vinagre. Dendonker rientrava da fuori gioco, tutto inutile per cercare di mettere in piedi questo risultato. Non solo ha capito Mazzarri che, qui attenzione a Raul Jimenez, in area Raul Jimenez, la finta, palla sul sinistro, l'ha chiuso Bremer. Adesso ci vuole la testa e hanno preso subito gol, però attenzione a te. Qui c'è un fallo di Bremer, l'arbitro lascia andare Raul Jimenez, in area la piazza con l'interno sinistro Raul Jimenez e poi va a affrontare prima l'avversario, che però ha saltato praticamente tutta la difesa del Toro con una facilità incredibile. Gran giocatore, appoggia fuori ancora Belotti, poi prova Lukic al sinistro. Non abituati a giocare partite di questo spessore, soprattutto a livello internazionale. Zaza per Belotti che entra in area ancora una volta, però si allunga il pallone. C'è contatto però e l'arbitro fischia calcio di rigore. Belotti trasforma il rigore. È il secondo. Risponde al centravanti del Wolverhampton, che Belotti almeno ha ritrovato feeling col dischetto, perché qualche stagione fa invece ha avuto un po' di problemi. Qui rimette giù il pallone, si gira, guarda verso la porta, prova il destro, Rui Patricio il calcio d'angolo.